Sono il signore, un muro dove saranno pronti dei giochi. <ride> Naturalmente. Allora, mi tolgo per un momento la, la mascherina. Buonasera a tutti. E io porto i saluti della fondazione e anche i saluti del presidente della fondazione che contavamo potesse partecipare ma poi non è potuto essere tra di noi. Nient'altro, diciamo la, da parte mia solo la, il, il piacere di... è la seconda volta, l'anno scorso eravamo in linea. Uh, è la seconda volta che mi trovo a avere un compito istituzionale, per cui ho solo, diciamo, il, uh, da trasmettervi la, il piacere e la contentezza per, uh, per essere ancora qui a confermare una, un, una, un qualcosa che per la Fondazione è molto importante, molto importante per l'attività di ricerca e anche per le sue diramazioni come questa. Eh, opportunità delle borse di studio. Eh, sembra una banalità, ma siamo in un momento in cui io ho il compito di garantire la continuità della fondazione, la, cont la continuità di un centro studi che ha tra le sue peculiarità questo settore della storia della lud ludicità, che sto cercando di convincere anche nel linguaggio interno più dei burocrati della fondazione a non usare più il termine istruito dal professor Ortelli, a non usare più il termine storia del gioco. E, e quindi passo la parola alla Patrizia Boschiero, che come sapete eh, conosciamo tutti noi, che sarà coordinatrice di questo incontro e che poi è anche una figura fondamentale nella, nel coordinamento e nel, come me, nel tener duro sul garantire la continuità di questo importante ambito di lavoro della Fondazione. E nient'altro, a questo punto io ascolto, sono tra tutti voi il meno preparato per interagire sui contenuti, ma sono non di meno pieno di curiosità e di, e di attenzione. Grazie di essere qui, e anche il piacere... Di conoscere alcuni membri del Comitato Scientifico che non avevo mai avuto l'occasione di incontrare personalmente. La parola a Patrizia Boschiero. Allora, io la ringrazio intanto Luigi Latini anche per essere qui con noi in questa, in questa occasione e, e ringrazio insomma, tutti voi che siete qui. Siamo tra noi, diciamo, perché in questo periodo, come sappiamo tutti, è molto difficile raccogliere presenze per eventi culturali e in questo caso poi siamo, insomma, possiamo dirci che è anche una cosa molto di, di nicchia e siamo in una piccola città e insomma non è facile, però eh, ci sembrava comunque di voler cogliere la possibilità di vederci in presenza. Eh, non è con noi purtroppo, ma ci segue eh, attraverso YouTube eh, una protagonista di questo incontro, Alessia Zubani, eh, ma ci, ci faceva piacere comunque tentare di vederci, di incontrarci per ragionare eh, insieme a voi su questa che è la quinta edizione del premio Gaetano Cozzi per saggi inediti di storia del gioco. E il progetto, adesso io dirò due parole e poi insomma, passo, passerò la parola man mano a, a chi di voi ne sa molto più di me però insomma come referente interna di settore dico due parole sintetiche e poi chiederò al professor Ortalli che è accanto a me e, e agli altri membri del comitato scientifico di Ludica che ringrazio fin d'ora per essere qui Alessandro Arcangeli dell'Università di Verona, Alessandra Rizzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia e Manfred Zollinger dell'Università di Vienna, colonne portanti del Comitato Scientifico di Ludica. Di diciamo, poi oltre a commentare diciamo, e relazionarsi con eh, i lavori dei, dei premiati di questa edizione del premio Cozzi, anche magari di, così, di, di farvi capire, di ragionare insieme su quello che in generale. È il nostro settore di attività sul fronte appunto della, della ludicità. E quindi mi piace così nominare fin d'ora: diciamo, eh, prima poi di, di chiamarli a parlare, eh, le figure che, che hanno vinto, che sono state selezionate nell'ambito di tutti i partecipanti al quinto bando dell'edizione del premio e sono stati poi scelti per i loro lavori dal comitato scientifico. Eh, Antonia Schorer. E con un lavoro eh, che ha predisposto proprio per il bando, un saggio inedito eh, predisposto in lingua inglese che è Historical Foundation of Game-Based Learning, Review for the Prevailing Game and Learning Theories of the Early 20th Century dedicato ai fondamenti storici dell'apprendimento basato sul gioco con una ricca rassegna delle relativi principali teorie proprio sviluppate in particolare nel primo novecento e saluto da lontano diciamo, eh, Alessia Zubani eh, che ci segue, eh, lei è impegnata attualmente in Turchia per una sua missione di ricerca e quindi non poteva raggiungerci a Treviso e ha partecipato e anche lei eh, diciamo è stata selezionata per il premio Cozzi con un saggio intitolato of Day, Ludic Automata in the Medieval Islamic Courts dedicato agli automi ludici nelle corti islamiche in età medievale e saluto eh, Valerio Zanetti che ha ricevuto dal, dalla commissione del premio una menzione speciale per il suo lavoro Intitolato The Sports Woman Paradox, Female Atleticism in Girolamo Mercuriales The Arte Ginnastica, dedicato all'atletismo femminile nell'opera di Girolamo Mercuriale. E, vabbè, mi piace anche sottolineare una cosa così, diciamo, secondaria, ma come, come donna mi piace no, far notare e, e, e dirci in modo esplicito che quest'anno e non è successo spesso. Abbiamo due premiate, due giovani studiose donne e, e un giovane studioso che di donne si è occupato, per cui insomma, possiamo dirci che è un'edizione del premio un po' al femminile. Adesso non, non voglio fare ragionamenti in termini di quote rosa che non mi piacciono, però mh, mi piace mettere in evidenza questo, questo fattore. E mi piace anche salutare che è qui con noi, oltre al nostro ufficio stampa, Silvia Cacco e Chiara Condò, che lavora in redazione nell'ufficio edizioni della Fondazione e si occupa nel dettaglio poi dell'editing e dell'impaginazione della nostra rivista ludica Annali di storia e civiltà del gioco. E quindi siamo un po' insomma, una parte del, del gruppo di lavoro che, sul piano scientifico innanzitutto, e anche redazionale, lavora intorno a questo progetto. Nell'ambito dell'attività della fondazione dedicata alla storia del gioco, quindi ho già diciamo, tirato fuori, oltre a questo riferimento ovviamente alla ragione per cui siamo qui, quindi a questo premio intitolato alla memoria di Gaetano Cozzi, uno studioso, uno storico, una figura chiave scomparsa ormai da vent'anni, proprio nel 2021 ricorrono i vent'anni della morte di Gaetano Cozzi. Una figura chiave per gli studi storici in generale per l'Università di Ca' Foscari senza dubbio ma figura chiave per la vita culturale di questa fondazione fin da quando è nata alla fine degli anni Ottanta perché è stato proprio il professor Gaetano Cozzi eh, a diciamo, portare avanti nell'ambito delle attività scientifiche della fondazione il settore degli studi storici e da subito con il professor Gerardo Ortalli in particolare diciamo lanciare questo ambito di attività che per l'epoca era diciamo, decisamente innovativo della, della storia del gioco, della ludicità. E mi piace anche fare un cenno al fatto che in quella fase, ma poi magari altri diranno meglio di me, era stata fatta anche una riflessione interessante eh, sul fatto che il gruppo Benetton, dal quale evidentemente da sempre e tuttora la Fondazione Benetton Studi Ricerca è sostenuta e finanziata, aveva già negli anni Ottanta una larga e significativa attività nell'ambito del mondo sportivo, diciamo: quindi basket, la pallavolo, eh, eh, l'automobilismo, eh, luoghi. Per lo sport molto significativi per il territorio, per la città di Treviso e non soltanto. E quindi eh, c'era stata proprio l'idea da parte dei referenti scientifici che vi ho citato, quindi insomma il professor Gaetano Cozzi e il professor Gerardo Ortagli che è accanto a me, di eh, proporre alla Fondazione Benetton Studi Ricerche di portare avanti tra i suoi vari ambiti di studio quindi accanto al settore legato soprattutto al paesaggio, alla cura dei luoghi, alla storia del giardino e del paesaggio in generale, aprire questo settore di studi storici per dare una struttura culturale e portare in evidenza tutto quello che c'è dietro a livello storico in, in tutte le civilizzazioni nell'ambito appunto del, del mondo ludico, del, del sistema della ludicità. E quindi da qui, da, fin da allora ha preso il via da una parte un impegno di ricerca ed edizione con la rivista Ludica Annali di Storia e Civiltà del Gioco, della quale pubblichiamo quest'anno il ventisettesimo volume, la collana omonima Ludica, dedicata evidentemente a lavori diciamo, più corposi, più significativi e eh, insomma, con approfondimenti diversi da quelli che può consentire il contenitore, anche se uso un termine molto riduttivo, che è rappresentato dalla rivista. E da subito anche delle borse di studio per tesi di laurea e di dottorato dedicate proprio alla storia del gioco, che sono, diciamo, abbiamo portato avanti come attività fino al 2015 ed erano borse di studio destinate a elaborati legati quindi al, diciamo, a un percorso universitario in Italia, quindi borse di studio per tesi di laurea o di dottorato. Dal 2016 invece si è deciso di cambiare diciamo, il progetto mirandolo su saggi inediti e quindi svincolati completamente, almeno in teoria, diciamo, dal percorso di studi e soprattutto di aprirlo a studiosi di ogni nazionalità, a prescindere dall'università o, da, o dalle istituzioni culturali di, di riferimento. E quindi... Arriviamo appunto al 2021 con questa quinta edizione del, del premio dedicato alla memoria del professor Cozzi e dedicato alla storia del gioco. E io penso di aver parlato anche troppo, e, e quindi eh, se anche il professor Ortagli è d'accordo, chiamerei subito eh, Antonia Schorer a raccontarci il suo lavoro, la sua ricerca, e insieme a lei anche la traduttrice Monica Meneghel che ci aiuta in questo pomeriggio. E, e, e poi man mano ci alterneremo. Sì, così, eh, poi se si può accomodare al computer per il PowerPoint. Grazie. Ma ecco, aggiungo solo che Antonia Schorer ci raggiunge dalla Germania e fa riferimento come università alla Friedrichs Alexander University Erlanger eh, Nuremberg. E, e vi ho già detto prima il tema del suo argomento. Comunque, siamo appunto sul, sul tema dei fondamenti storici dell'apprendimento basato sul gioco. So, um, thank you very much. Um, before I start with my presentation, I would like to sincerely um, thank the Fondazione, uh, the members of the selection board, and the scientific committee for awarding my contribution on the history of, uh, and of games with the Guy Tony Kotze Prize. It's a great honor to be here and to present to you my, my work, Historical Foundation of Game Based Learning Review of the Prevailing Game and Learning Theories of the Early 20th Century. <clears throat> Prima di iniziare desidero innanzitutto porgere un sentito ringraziamento sincero alla Fondazione, ai membri del Comitato di Selezione e al eh, Comitato Scientifico per avermi eh, insignita di questo eh, premio eh, per la storia dei giochi, il premio Carlo Co Gaetano Cozzi. È un grande onore per me essere qui e, prese e presentarvi anche il, il, di... il mio lavoro, il mio saggio sul fondamenti storici dell'apprendimento basato sui giochi e con una rassegna delle eh, teorie prevalenti in materia di giochi e di apprendimento legato ai giochi dell'inizio del XX secolo. The use um, of digital games for educational purposes and the transfer of the benefits associated with games to learning context is a promising mission. It seems paradoxical to combine the two contrasting parts of learning and playing in one oxymoronic construct. But the examination of the relationship between games and education is not new. In fact, the scientific interest in game based learning and nowadays in serious games has a long and interdisciplinary history. Especially at the beginning of the 20th century, human learning became increasingly prominent and a large part of the explanatory models that are still valid today were developed or originated at this time but also the interpretation of games shifted into the focus and was marked by the emergence of new game theories digitali Per fini educativi e il trasferimento di quei benefici associati appunto a, ai giochi, alla ludicità eh, nel contesto dell'apprendimento è sicuramente una missione eh, promettente. Sembra paradossale coniugare queste due parti contrastanti dell'apprendimento e del gioco in un costrutto quasi, eh, quasi uno simolo, però l'esame del rapporto tra giochi ed educazione non è affatto nuovo. In effetti, l'interesse scientifico eh, sulla, per l'apprendimento basato sui Giochi e eh, attualmente anche sui giochi eh, seri, appunto, ha una storia interdisciplinare sicuramente lunga e, soprattutto, all'inizio del XX secolo, l'apprendimento umano è diventato sempre più importante, un tema sempre più importante e molti dei modelli esplicativi che sono ancora validi oggigiorno sono stati sviluppati o sono eh, stati, appunto, ehm, avviati a quell'epoca. Eh, inoltre, l'interpretazione inoltre, dei, eh, dei giochi eh, è passata, ha ca cambiato il focus ha cambiato eh, punto focale ed è stata caratterizzata dall'emergere di nuove teorie sui giochi. As the illustrated timeline shows here, the beginning of the 20th century was marked by the development of new approaches to game and learning theory, which are still relevant today in the scientific debate and in the discussion of pedagogical issues. Even in our modern educational landscape, these theoretical foundations retain their significance and pave the way for a promising use of serious games in game based learning. In order to enrich the learning process in formal education as well as in informal context, it is necessary to have an understanding of the constructs of games and learning and to take into account the similarities and interconnections. For this, the different game and learning theoretical approaches that were developed and advocated at the beginning of the 20th century will now be presented and analyzed, focusing on their points of connection. This discussion will show if these paradigms serve as the historical foundation of our current educational games and if they set the course for the use of games in education from today's perspective. Come eh, le date eh, illustrate eh, dimostrano, eh, l'inizio del XX secolo è stato caratterizzato dallo sviluppo di nuovi approcci eh, al gioco, alla ludicità e, e anche in materia di teorie dell'apprendimento, eh, che sono tuttora validi e rilevanti nel dibattito scientifico e nelle, nel dibattito anche sulle questioni pedagogiche. Anche nel eh, contesto, nel paesaggio eh, educativo attuale, pedagogico attuale, queste fondamenta eh, Teoriche mantengono il loro significato e la loro importanza e eh, spianano la strada a un uso, devo dire, promettente dei giochi seri e dell'apprendimento basato sui giochi. Eh, per arricchire il processo di apprendimento nell'educazione formale e anche nei contesti di eh, apprendimento appunto, informale, è necessario avere una comprensione chiara di quelle che sono le strutture dei giochi e dell'apprendimento e tener conto anche delle eh, similitudini e anche delle interconnessioni tra di esse. Per questo motivo i vari ehm, approcci teorici sui giochi e sull'apprendimento eh, che sono stati sviluppati e appunto eh, portati avanti all'inizio del XX secolo saranno eh, successivamente presentati ed analizzati, concentrandoci sui punti di incontro tra di essi. E questa discussione, questa presentazione mostrerà e cercherà di farci capire se questi paradigmi possono servire come fondamento teorico e storico per le nostre eh, attuali. E giochi educazionali e se possono spianare la strada anche per l'uso dei giochi ehm, per scopi educativi eh, nella prospettiva odierna. Prima di adattarsi ai veri giochi, è importante chiarire quale il termine game encompasses e i motivi e i obiettivi del processo. Through this discussion, it becomes clear that the understanding and interpretation of games is dependent on the different scientific disciplines and the respective time period. In terms of our contemporary everyday understanding, it is usually clear to everyone what is meant by the term game and which characteristics, such as voluntariness and fun, can be attributed. The phenomenon of playing, together with its motives and objectives, is the subject of game theories. Which are shaped by the efforts in various disciplines and consequently result in explanatory models from different scientific directions. Within this context, the game theoretical approaches prevailing at the beginning of the 20th century interpret games in psychological, phenomenological, and socialization theoretical ways. Prima di eh, affrontare il eh, processo di apprendimento attraverso i giochi è assolutamente fondamentale chiarire eh, il fatto che il termine gioco o giochi eh, comprende una serie di eh, motivazioni e di obiettivi che fanno appunto parte del processo. Attraverso questa eh, presentazione eh, è chiaro che l'idea, l'interpretazione e il concetto dei giochi naturalmente dipende dai, diverse, dalle discipline. Scientifiche diverse anche dall'epoca eh, di riferimento, l'epoca storica o comunque l'epoca di riferimento. Per quanto riguarda la nostro, il nostro concetto attuale, eh, quotidiano e contemporaneo, eh, di solito è chiaro che eh, tutti hanno chiaro che cosa significa eh, il termine gioco, cosa si intende con il termine gioco o giochi, quali sono le caratteristiche di questo, eh, quali per esempio il carattere volontario, il divertimento, che appunto possono esservi attribuite. Il fenomeno del gioco dei giochi o insieme ai suoi motivi, alle sue motivazioni e ai suoi obiettivi è il eh, soggetto, il tema delle eh, teorie dei giochi che sono poi forgiate eh, tramite gli sforzi, il lavoro di varie discipline e di conseguenza portano, sfociano in modelli esplicativi che seguono diverse direzioni scientifiche. In questo contesto l'approccio teorico eh, sul gioco prevalente all'inizio del XX secolo interpretava i giochi eh, in con una modalità psicologica fenomenologica e anche eh, di socializzazione. the psychological approaches to the interpretation of, of games from freud and piaget focused on the question of the reasons behind human play. in Fro freud's sense, um, play offers to the individual the opportunity to release negative tensions and gain pleasure and serves as a purification filter. According to Piaget, the child can adapt to the environment through accommodation as imitation, and through assimilation as play, the environment can be conquered and experiences processed and understood. The phenomenological approach concentrates on the nature of play. According to Boitendic, play has a useful character which is non-directional, aimless, fullness and immoderate, movement pushing and pathetically gripping and triggered by play objects. Huizinga refers to homoludens, and for him, play is a voluntary activity that is limited in space and time, regulated um, by rules, and has its purpose in itself. It is excited and pleasured and differs from ordinary life. Finally, the socialization theoretical interpretation focus on the question of how play can have an effect on human beings, and according to Mead, Games offers the development of identity and roles, and he distinguishes between play in the form of role playing and game in the sense of regulated group play. Gli approcci psicologici eh, all'interpretazione dei giochi offerti da Freud e da Piaget si concentravano sulla, eh, sulla questione dei motivi che erano la base del gioco eh, umano. Eh, dal punto di vista di Freud il gioco, i giochi offrivano all'individuo la possibilità di rilasciare delle tensioni negative, di ottenere piacere, quindi i giochi servivano come una sorta di filtro purificatore. Secondo Piaget il bambino può adattarsi all'ambiente attraverso l'accomodamento o limitazione e attraverso l'assimilazione e appunto quindi tramite il gioco eh, l'ambiente può essere conquistato e vissuto, sperimentato e poi elaborato e compreso. Secondo l'approccio fenomenologico, invece, ci si concentra sulla natura del gioco. Secondo Huizinga, eh, il gioco ha un carattere giovanile, eh, non direzionale, eh, non ha un obiettivo specifico, non ha una finalità specifica, è immoderato, è spinto al movimento, è pateticamente coinvolgente ed è stimolato dagli oggetti appunto del gioco stesso. Huizinga si riferisce e eh, parla in questo senso di homo ludens. Per lui, per questo studioso, il gioco è un'attività volontaria che è limitata nello spazio e nel tempo, che è normata, regolata appunto da regole che ha una sua finalità ed è eh, come dire è più eh, eccitante e dà maggior piacere ed è eh, diverso da quella che è la vita quotidiana. E invece l'interpretazione teorica della socializzazione si concentra invece sulla questione di come il gioco possa avere un effetto sugli esseri umani, quindi in che misura Secondo Mead i giochi permettono lo sviluppo dell'identità e dei ruoli e quindi questo studioso distingue tra il gioco sotto forma di role playing eh, e invece il gioco nel senso di gioco regolato, regolamentato, quindi gioco di gruppo il più delle volte. After understanding the concepts of games at the beginning of the 20th century, it is now necessary to clarify the understanding of learning at that time. Nowadays, we understand the term learning as changes in a person's behavioral capacity and as a result of experience, and not, for example, as a result of fatigue, maturation, or illness. Our current understanding of learning shows that learning does not only take place as a change of behavior, but also as acquisition of knowledge and skills and facts. The prevailing learning um, theory approaches at the beginning of the 20th century interpret learning in behaviorist, cognitivist, and constructivist space. These theories represent different perspectives on the phenomenon of learning and are, in a sense, of the scientific pragmatism, no competing paradigms. Dopo having understood and comprehended the concept of games at the beginning of the Ora è necessario appunto, chiarire l'idea e il concetto di apprendimento in quel periodo, in quell'epoca. Attualmente eh, noi eh, consideriamo eh, il termine eh, apprendimento come un cambiamento nelle eh, capacità comportamentali di una persona, di un individuo, come risultante dall'esperienza e non ad esempio da, eh, dall'affaticamento, dalla maturazione o dalla malattia. L'idea attuale che abbiamo dell'apprendimento ci dimostra che l'apprendimento non soltanto avviene come cambiamento del comportamento, ma anche come acquisizione di conoscenza, eh, di competenze, di fatti. Il, la teoria eh, sull'apprendimento prevalente all'inizio del XX secolo interpreta l'apprendimento appunto in termini eh, comportamentisti, eh, behavioristi per così dire, cognitivisti e costruttivisti. Queste teorie rappresentano prospettive diverse dello stesso fenomeno appunto dell'apprendimento e, e vanno nella direzione del pragmatismo scientifico e sicuramente non sono in conflitto tra di loro. The behaviorist understanding of human behavior is based on the connection between stimuli and reactions and according to Watson and Pavlov they can be defined as stimulus response learning and as observable changes in behavior. In addition Skinner highlights the role of the consequences that follow the behavior and they have an effect on the learning process and behavior occurring as positive or negative reinforcement. The cognitivist view also considers that uh, the individual's cognition for the learning process to get, gain knowledge about the environment. And according to Tolman, incoming stimuli are revised and combined into a cognitive map a similar position is also held by the followers of the gestalt psychology such as koffka köhler and wertheimer who illustrate the importance of insights and learning finally for the constructivism perspective knowledge is not transported from the outside but it's constructed internally by the learner and the focus according to dewey um, is the mediation of experienced and process of experiencing and in addition, Vygotsky focuses on the external aspects of knowledge construction, and it is characterized by the connection between cognition, socialization, and social interaction. L'idea e la visione appunto comportamentista o behaviorista del eh, è basata sul eh, collegamento tra il, il nesso tra stimoli e reazioni o risposte. Secondo Watson e Pavlov, eh, questi possono essere definiti appunto apprendimenti eh, basati sullo stimolo e la reazione. Stimolo risposta. E quindi sono dei cambiamenti osservabili nel comportamento. Inoltre eh, Skinner sottolinea il ruolo delle conseguenze che eh, seguono un certo comportamento. Eh, queste hanno un effetto sul processo di apprendimento e sul comportamento eh, e naturalmente dipendono da quello che è il rinforzo positivo o negativo. L'idea invece cognitivista considera, devo dire anch'essa, la cognizione eh, dell'individuo nel processo di apprendimento come basata sull'acquisizione di conoscenza sull'ambiente. Secondo Tolman eh, gli stimoli, l'input, sono rivisti, rielaborati e poi strutturati in una mappa cognitiva. Una posizione analoga eh, è anche quella dei suoi eh, seguaci, i seguaci della Gestalt, della psicologia Gestalt, come Kafka, Köhler e Wertheimer, i quali illustrano l'importanza dell'approfondimento, eh, dell appunto, interiorizzato nell'apprendimento. Per la prospettiva costruttivista, eh, la conoscenza non è trasportata dall'esterno, ma è piuttosto costruita all'interno. Interno dal discente stesso. Il focus per Dewey non è, eh, è la mediazione delle esperienze e dei processi vissuti, e inoltre Vygotsky si concentra sugli aspetti esterni della conoscenza e della costruzione della conoscenza, e questa è caratterizzata dal collegamento, dal nesso tra cognizione, socializzazione e interazione sociale. After presenting the prevailing views on game and learning theories, it is now possible to reveal the connection between these two areas. On the one hand, there are the game theoretical approaches through which a comprehensive understanding of games and playing is possible. Through play, it is possible to liberate from inhibiting factors, to explore the environment, and to achieve pleasure and tension. Even if the different models do not agree in all areas, Games are mainly characterized by a free and voluntary character, and they are separated from actual reality and take place in a fictional and space and time limited world. Through play, people get the chance to become aware of their own and others' identities and roles, and even from today's perspective, this understanding of games is still applicable. On the other hand, the learning theories demonstrate how human learning takes place. Um, learning as the acquirement of uh, knowledge or behavior can, just like games, be viewed from different perspectives and describe the role of the environment, in up psychic processes, and situational embedding. From today's perspective, and in terms of everyday's understanding, it is in the nature of play that it, it involves learning. Learning is a prerequisite for some uh, games, for example, when it comes to learning the rules and aspects of the game, but it can also trigger uh, new and independent learning processes. Dopo aver presentato le idee prevalenti sul gioco, sui giochi e sulle teorie dell'apprendimento, ora è possibile far emergere quelli che sono i collegamenti tra questi due ambiti, queste due aree. Da un lato ci sono gli approcci teorici sul gioco, attraverso i quali è possibile dare una, avere una comprensione complessiva dei giochi. Attraverso il gioco è possibile liberare i fattori, liberarsi dei fattori fattori inibitori, esplorare l'ambiente e raggiungere, ottenere piacere e tensione. Eh, anche se i diversi modelli non concordano in tutti i campi, in tutte le aree, i giochi sono comunque principalmente caratterizzati da una, eh, dalla volontarietà e anche dalla libertà. Sono separati dalla realtà effettiva e hanno, eh, si svolgono in un mondo così di finzione e sono limitati nello spazio e nel tempo. Attraverso il gioco e i giochi eh, gente, le persone possono avere la possibilità di eh, capire meglio se stessi e di capire meglio anche le identità e i ruoli degli altri. Eh, anche dalla prospettiva odierna questa idea, questo concetto del gioco è ancora applicabile, è tuttora applicabile. D'altro canto le teorie sull'apprendimento dimostrano, eh, dimostrano, dimostrano come l'apprendimento umano si svolge e avviene. L'apprendimento come acquisizione di conoscenze o di comportamento può proprio come i giochi essere visto da varie prospettive diverse e può descrivere appunto anche il ruolo, evidenziare il ruolo dell'ambiente, dei processi interni, interiori, psichici e anche situazionali. Eh, dal punto di vista odierno e in termini di eh, così idea eh, complessiva e attuale, eh, il gioco è è strettamente connesso e coinvolge direttamente l'apprendimento. L'apprendimento è un prerequisito per alcuni giochi, infatti, ad esempio quando si tratta di imparare le regole e gli aspetti specifici di un gioco particolare, però può anche innescare nuovi processi di apprendimento indipendenti. According to Freud, games can reduce negative feelings that can arise during the learning process. While for PLG, games can be used in a formal educational context to enable experiences in protected settings. Poetendix uh, shows that plays are characterized by attributes that are desired but not necessarily achieved in the formal educational context. And according to Huizinga, games are closely linked to the acquisition of skills and learning. Following Meet, games can help the individual to empathize with others and to understand their aims and motives. The behaviorist concept of learning emphasizes the importance of stimuli and reaction and reminds of Beutendijk's value of the game object and the interaction with it. The game can be used to present the individual with specific stimuli in order to generate the desired reaction, and re reinforcement like points have a special value to games. In cognitivist terms, the learning process is, for example, shaped by perceptions and ideas, which can be developed and valued in games, and the possibility of adopting roles in the game also helps to become aware and reflect on the perceptions of others. Regarding the constructivist understanding of learning, it is precisely the importance of experiences that can be made possible in games that are of particular value. Second Freud. I giochi possono ridurre i sentimenti, le sensazioni negativi che possono sorgere durante il processo di apprendimento. Mentre per Piaget i giochi possono essere usati in un contesto educativo formale, questo per eh, consentire l'acquisizione anche di esperienze in contesti protetti. Puidentic mostra che il gioco è caratterizzato da delle de caratteristiche che sono eh, auspicabili ma non necessariamente eh, raggiunte o raggiungibili nel contesto dell'educazione e dell'istruzione formale. Secondo Wizinga i giochi sono strettamente connessi all'acquisizione di competenze e di eh, apprendimento. Secondo Mid i giochi possono aiutare, contribuire ad aiutare l'individuo ad empatizzare con gli altri e a capire le loro, i loro obiettivi e le loro motivazioni. Il concetto nel comportamentista dell'apprendimento invece pone l'accento sull'importanza degli stimoli e delle reazioni e ci ricorda anche dell'importanza che Buidentic attribuisce al gioco e all'oggetto del gioco e all'interazione con l'oggetto del gioco. Il gioco può essere utilizzato per fornire all'individuo degli stimoli specifici per generare delle reazioni auspicate e desiderate e i rinforzi sono come dei Punti al gioco e quindi hanno un valore molto importante. In termini cognitivisti, l'apprendimento, il processo di apprendimento, eh, cioè quello che è forgiato dalle percezioni e dalle idee che possono essere sviluppate e, e appunto poi valorizzate nei giochi, è molto simile. La possibilità di adottare dei ruoli nei giochi eh, contribuisce anch'essa a eh, una maggiore consapevolezza e riflessione sulle percezioni degli altri. Per quanto riguarda l'idea costruttivista, dell'apprendimento è precisamente l'importanza delle esperienze che possono essere possibili nei giochi e che sono appunto il focus dello studio e che sono considerate le più importanti. In summary it can be said that especially in the area of scientific discourse on human learning the basis for our current understanding was laid at the beginning of the 20th century. But also, human play became part of the scientific debate at that time and led to new interpretations. The approaches of game theory on the one hand and the understanding of learning theory on the other are still important in the scientific debate and the processing of pedagogical issues. While behaviorist practice, repetitions and rewards, cognitivist awareness and insight, and constructivist experience enrich the learning process in games, this learning process is um, supported by the joyful, tension revealing environmental and identity shaping aspects of the game. In our current understanding, serious games led to a pleasurable learning process and enable learning experiences that would not be possible in this way in the real world. It becomes clear that the paradigms of game and learning theories that emerged at the beginning of the 20th century have not lost their significance and continue to serve as a historical foundation for our current, most digitally, use of games in education. Thank you very much for your attention. Per riassumere, si può dire che soprattutto nel, nel campo del dibattito scientifico eh, sull'apprendimento umano, eh, le basi della nostra idea attuale sono state gettate sin dall'inizio del XX secolo. Uh, possiamo anche dire che il gioco, il gioco è diventato parte, è entrato a far parte del dibattito scientifico eh, all'epoca e ha portato allo sviluppo di nuove interpretazioni. Gli approcci della teoria sui giochi, da un lato, e la comprensione della teoria sull'apprendimento, dall'altro, sono ancora molto importanti nel dibattito scientifico, così come lo sviluppo e eh, la discussione dei temi pedagogici. Mentre, da un lato, abbiamo la pratica behaviorista, quindi la ripetizione. E poi abbiamo la, la ricompensa e il rinforzo, la eh, consapevolezza cognitivista e l'approfondimento cognitivista, e poi abbiamo l'esperienza costruttivista. Tutto questo ha eh, sicuramente arricchito il processo di apprendimento, e nei giochi, chiaramente, questo processo di apprendimento è poi rafforzato da tutti quegli aspetti gioiosi eh, che rilassano le tensioni, eh, e anche con la possibilità di. Forgiare un'identità anche ambientale. Nell'idea attuale che abbiamo dei giochi seri è possibile appunto arrivare a un'esperienza piacevole e quindi consentire delle esperienze di apprendimento che non sarebbero diversamente possibili nel mondo reale quindi è chiaro che questi paradigmi del gioco e delle teorie dell'apprendimento legate al gioco emerse all'inizio del XX secolo non hanno perso la loro rilevanza ai giorni nostri, anzi continuano a fungere come fungere da base storica per l'uso attuale dei giochi, soprattutto digitali, nel campo dell'educazione e dell'apprendimento. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Bene, abbiamo ascoltato questa precisa illustrazione di questo lavoro che già conoscevamo, ferma. Eh, leggo... Forse si può accomodare perché è un po' lunga. La motivazione è lunga? Pare che sia lunga, forse può sedersi. La motivazione è questa. Il premio assegnato alla dottoressa Antonia Magdalena Schurer per il suo saggio Historical Foundation of Game Based Learning Review and Learning Theories, in relazione al XX secolo specificamente, non rientra nei filoni più tradizionali del nostro operare, affrontando piuttosto la ludicità nel suo legame con i percorsi educativi. Non a caso la scelta di questo saggio non ha visto per la prima volta nella storia del premio un'unanimità di valutazioni e questo è un segno positivo però della ricchezza di un dibattito culturale che ci onora. Antonio Schörer afferisce alla Friedrich Alexander Universität di Norimberga e le sue ricerche mirano a collegare l'apprendimento e il gioco avvicinando le teorie sul gioco a quelle sulla didattica. Si tratta di una linea di ricerca dalle solide basi proposte dall'emergere delle più aggiornate teorie dei giochi. È una storia che parte da lontano, eh, con solide basi. Eh, Freud 1920, Piaget 1932, Meid, Hoenzinger e insieme alla teoria dell'apprendimento ancora oggi attuali sono studi e teorie attuali nel dibattito scientifico. Mettendo a frutto le interconnessioni, in grado di garantire insieme sfruttare la serietà del gioco e l'apprendimento attraverso i percorsi ludici, si superava l'antica barriera che teneva distinti il learning e il playing, non cogliendone appieno il procedere unitario fino al completo riconoscimento nel game based learning, con i correnti giochi educazionali soprattutto digitali. Schorer analizza in primo luogo il contatto, l'approccio psicologico dei giochi educativi in ambito pedagogico, poi i metodi psicanalitici nell'interpretazione dei giochi stessi. Potrebbe apparire paradossale combinare le due realtà dell'imparare e del giocare in un sistema unitario, ma l'esame di quel rapporto gioco-educazione non è affatto nuovo e torniamo al già ricordato inizio del XX secolo. Certamente conviene non dimenticare l'antica empiria di quei giochi educativi che accompagnano dalle origini la storia dell'umanità, ma oggi si tratta di cogliere il salto culturale maturato appunto negli anni 30 del Novecento. E oggi il saggio della Scherer ci riconferma come, nei nostri panorami educativi, quei fondamenti teorici che partivano da Piaget o Oisinga continuano a reggere, ribadendo il rilievo dei giochi seri, e insieme dell'apprendimento basato sui giochi. Si conferma nel contempo il valore degli sviluppi nel campo della ricerca sui giochi. Così, oltre a una profonda comprensione della struttura dei giochi e dell'apprendimento a livello globale, le interconnessioni devono essere prese in considerazione per l'azione pedagogica. Sono premesse destinate a spianare la strada all'uso ragionato ed efficace dei giochi seri e insieme all'apprendimento serio basato sui giochi. Per arricchire il processo di studio e di conoscenze nell'educazione formale, così come nei contesti informali, con la potenzialità del sistema ludico, è necessario dunque essere consapevoli degli sviluppi in atto nei campi, tanto della ricerca sui giochi seri, quanto della pedagogia. Cogliere le interconnessioni diventa un valore aggiunto per entrambi quei settori. In questa prospettiva... Si intende l'importanza di studi come questo anche per un periodico come Ludica, che ha come sottotitolo Annali di storia e civiltà del gioco. La commissione del premio Gaetano Cozzi ha dunque deciso di conferire alla dottoressa Antonia Scherer uno dei due riconoscimenti in palio per l'edizione del 2021. Se ci raggiunge. Se ci raggiunge questo è l'assegno e questo è quello che accompagna, con molti complimenti. E aggiungiamo anche due volumi della rivista ludica. Bene, molti complimenti di nuovo. Grazie, grazie. Pensavamo poi le domande, casomai, di, di farle diciamo, alla fine e adesso eh, io inviterei a raggiungermi qui anche Alessandra Rizzi e eh, grazie per l'aiuto alla connessione con Alessia Zubani. E quindi diciamo, daremo la parola, se, se tutto funziona con Zoom, ad Alessia Zubani per raccontare. Il suo lavoro, eh, abbiamo già detto, è dedicato agli automi ludici nelle corti islamiche in età medievale e poi la professoressa Rizzi farà un commento e o leggerà la motivazione del, del premio. E, Alessia Zubani ha <coughs> un dottorato di ricerca in storia presso l'Università di Bologna e adesso eh, sta seguendo un post dottorato nel laboratorio Labex-Astec dell'École Pratique des, des Autitudes di, di Parigi però in questo momento è in missione di ricerca in Turchia e per questo non è qui con noi. Ci sente? Alessia? Buonasera. Mi sentite bene? Sì, Benissimo. Sì. Quindi, benvenuta con noi. No. Eh, lei ci parla esattamente da, da Istanbul. Da Istanbul proprio. Da E allora, le, le, diamo subito, le diamo subito la parola. Grazie mille, Grazie a lei. Beh, innanzi, innanzitutto vorrei eh, ringraziare la fondazione, il comitato editoriale di Ludica per il premio conferito al mio saggio, è un grande onore per me essere qui con voi oggi anche se appunto eh, da remoto e mi scuso di questo ma purtroppo appunto trovandomi in missione in Turchia ed essendo questo un paese che risulta ancora tra i famigerati paesi dell'elenco e ritornare in Italia era alquanto complicato però ecco, volevo soprattutto ringraziare Patrizia Boschiero e Lucia Montanier anche per l'aiuto che mi è stato dato a, insomma, per creare questo collegamento da remoto lo studio che ho proposto per la quinta edizione del premio Gaetano Cozzi ah, scusate, condivido lo schermo Ok, benissimo. Lo studio che ho proposto per la quinta edizione del premio Gaetano Cozzi prende in esame il valore politico attribuito ai dispositivi ingegnosi che venivano impiegati a scopo ludico presso le maggiori corti islamiche medievali. Con l'espressione dispositivi ingegnosi mi riferisco ad apparecchi in grado di riprodurre autonomamente una serie di azioni semplici grazie a meccanismi di tipo idraulico, pneumatico o meccanico. Ne sono un esempio gli orologi ad acqua, gli automi, le fontane e i teatrini automatici. Nel mio articolo ho deciso di focalizzarmi unicamente su una categoria di dispositivi, fino ad oggi quasi del tutto ignorata dagli studiosi, ovvero i dispositivi ludici impiegati durante banchetti e festini alle corti di principi e sovrani musulmani. Si tratta di apparecchi di diverso tipo, in grado per esempio di separare liquidi differenti al loro interno oppure di distribuire vino o altri liquidi autonomamente. Lo scopo dell'articolo era di cercare di mettere in evidenza come questi oggetti, di solito considerati unicamente come dei semplici giochi, in realtà servissero anche a stabilire e rafforzare i rapporti di poteri interni all'ambiente di corte e ad affermare l'autorità del sovrano. Per sostanziare la mia argomentazione ho preso in considerazione due tipologie di fonti differenti. Da un lato, due brevi componimenti di uno dei più celebri poeti arabi del cosiddetto periodo classico, ovvero il poeta Kufano al-Mutanabbi. Dall'altro lato, ho analizzato i due trattati islamici sugli automi sopravvissuti fino ai nostri giorni, ovvero il libro dei dispositivi ingegnosi dei fratelli Banu Musa e il libro della conoscenza dei dispositivi ingegnosi dell'ingegnere Al-Jazari. Gli esempi tratti da questi due trattati: permettono di sostanziare le descrizioni poetiche di Mutanabbi da un punto di vista tecnico, fornendo anche ulteriori esempi dell'uso che se ne faceva a corte. L'opera poetica di Mutanabbi offre un ottimo punto di partenza per esplorare l'intervento di Otomi Ludici nelle corti islamiche medievali. Sappiamo che in un certo momento della sua vita Mutanabbi prende servizio in qualità di poeta di corte presso Badr ibn Ahmar al-Karshani governatore del distretto di Giordania, a servizio del quale però vi rimarrà solamente per un anno e mezzo. Infatti sarà poi costretto a fuggire dalla corte a causa di alcuni pettegolezzi messi in circolazione da suoi nemici, che lo screditano agli occhi del suo vicenate. La sua raccolta di poemi, in effetti, testimonia i vari tentativi dei suoi detrattori di diffamarlo. Uno di questi è un certo Ibn Karawas. Grande compagno di bevute di Badr, che nel tentativo di screditare il poeta in presenza delle mecenate, propone di mettere alla prova le sue abilità poetiche di improvvisazione e propone di fare questo proprio attraverso un momento ludico che coinvolge anche un apparecchio automatico. Si trattava di un automa presentato sotto forma di una giovane ballerina la quale, una volta attivata, ruota sul proprio asse con un bouquet nella mano. La persona davanti al quale la ballerina si ferma, è dunque, invitata a bere in un sol sorso un bicchiere di vino e a improvvisare alcuni versi poetici. I due piemetti di Amutanabbi cercano quindi di catturare il momento in cui l'automa si ferma davanti al poeta, che si trova così costretto, a bere tutto d'un fiato la coppa di vino e a comporre in pronta alcuni versi. Due cose, queste, l'improvvisazione e il bere alcolici, che come sappiamo bene dalla biografia del poeta, non andavano a genio ad Mutanabbi. Il gioco risulta dunque pensato proprio per minare la sua reputazione a corte. È importante sottolineare che Mutanabbi insiste sulla natura artificiale della ballerina. Tuttavia, essa operando all'interno della festa in qualità di arbitro, necessita di essere ubbidita, perché, eh, perché incarna l'autorità del governatore. Il gioco è dunque il setting in cui Badr può esercitare la sua autorità, testando le abilità compositive dei suoi poeti. Tutto ciò indica come in realtà si trattasse di una esibizione sfarzosa della sua autorità, che era anche in grado di rafforzare i rapporti di potere a corte. Lo studio del testo permette di stanziare la descrizione poetica di Mutanabbi da un punto di vista tecnico e di comprendere meglio l'uso che se ne faceva nella società cortese islamica. Come ho già anticipato, i testi in questione sono due. Si tratta del libro dei dispositivi ingegnosi, il Kitab al dei tre fratelli Banu Musa, attivi nella Baghdad eh, del IX secolo, e il libro della conoscenza dei dispositivi ingegnosi dell'ingegnere turco al-Jazari. Sono questi dei manuali tecnici dedicati unicamente alla costruzione dei dispositivi. Giusto per donare delle, delle coordinate cronologiche, è bene ricordare che il lavoro dei fratelli Banu Musa si colloca circa un secolo prima del poeta Mutanabbi, mentre il trattato di Giasari è stato composto circa due secoli dopo. Nell'articolo ho avuto modo di prendere in esame alcuni modelli di macchinari ludici presentati in entrambi i trattati. Tuttavia, oggi, avendo poco tempo a mia disposizione, vorrei concentrarmi unicamente sull'opera di Al-Giasari. Giasari, come dicevo, è un ingegnere. Che ha lavorato per 25 anni presso la corte degli Artuchidi, dinastia turca con sede ad Yarbakr, nell'Anatolia orientale. Su richiesta del sovrano Nasir al-Din Mahmud, grande appassionato di questo genere di macchinari, eh, al jazari compose il. prima di Al-Jazri consacra un'intera sezione all'analisi di dieci dispositivi utilizzati nel corso di banchetti e festini alla corte turca. A titolo esemplificativo vorrei proprio prendere in considerazione uno di questi modelli. Si tratta del dispenser di vino che prende le forme di un castello. Come potete vedere dalle due miniature che provengono da due manoscritti differenti, si tratta appunto di una costruzione che prende questa forma di castello dove vi sono otto figure in forma umana. Quattro musiciste in una balaustra, una serva ripresa nell'atto di versare il vino un ballerino sopra la balaustra e un cavaliere eh, con la lancia in resta posto sopra la cupola e infine un eh, servo nascosto in una nicchia eh, che è rappresentato nell'immagine di sinistra eh, in verde la, la nicchia. Come descrive lo stesso Giasari, le tre parti che compongono il macchinario, dalle grandi dimensioni, dovevano essere introdotte al banchetto dagli intendenti, i quali possono così assemblarlo davanti agli ospiti. Una volta costruito il dispositivo e posto nel mezzo del convivio e riempito della giusta quantità di vino necessario a intrattenere gli ospiti per circa sette ore. Quindi si trattava di un gioco molto lungo. Dopo una ventina di minuti, le musiciste collocate sulla balaustra iniziano a suonare autonomamente un semplice motivetto. Nello stesso momento il cavaliere, posto in cima alla cupola con la lancia in resta, Comincia a ruotare e il ballerino a ballare. Il gioco inizio quando il cavaliere si ferma e eh, la persona selezionata eh, dalla sua lancia, in una sorta di gioco che ricorda un po' eh, il gioco della bottiglia, è così invitata eh, a bere. Subito dopo la serva, seduta al piano inferiore, versa il vino in una coppa, la quale viene offerta da un intendente di sala al, al Fortunato. Una, una volta che la coppa viene svuotata, l'intendente la rimette al suo posto, nelle mani della serva, e eh, la scena può eh, ricominciare. Questo teatrino, eh, sappiamo da dalla descrizione di El Jazzari, doveva ripetersi per circa una ventina di volte. Infatti il gioco aveva la durata eh, più o meno di, di sette ore. Allo scadere della, della settima ora, il servo eh, nascosto eh, nella, nella nicchia. Eh, Emerge, emerge e um, con le mani uh, comunica due messaggi differenti. Una mano uh, fa il gesto che significa basta vino, l'altra invece uh, indica ancora due bicchieri. Sta quindi in questo momento al sovrano scegliere se continuare con il gioco ancora per altre sette ore oppure se uh, considerarlo terminato. Possiamo subito notare che il dispenser di vino di Giasari operava in modo simile al dispositivo descritto dal Mutanabbi. Come la ballerina, anche il cavaliere riveste il ruolo dell'arbitro del gioco. Esso ritma la serata e ad ogni nuovo giro seleziona la persona che dovrà bere tutto d'un fiato la coppa di vino. Lo scopo immediato di questi dispositivi era sicuramente quello di intrattenere, divertire e impressionare i cortigiani, ma non solo. Essi erano in grado di suscitare meraviglia e incredulità nei loro osservatori. D'altronde si trattava di oggetti imponenti, raffinati, spesso decorati con metalli e pietre preziose. Non solo, questi oggetti erano in grado di funzionare autonomamente. Come abbiamo appena visto, il macchinario di Giazari operava addirittura per circa sette ore. Attraverso la meraviglia e lo stupore, gli osservatori potevano fare esperienza di una nuova dimensione in cui il signore della corte era in grado di comandare oggetti inerti, di muoversi e di svolgere una serie di attività precise. L'autorità e il carisma del sovrano o del principe si alimentava così della natura tecnica e stupefacente dell'oggetto. Anche in un contesto festivo come quello dei banchetti e dei convivi, gli automi operavano a tutti gli effetti come espressioni tangibili del potere sovrano. Vorrei infine ricordare che in quanto oggetti costosi e tecnicamente complessi, essi erano accessibili solo a coloro che avevano le risorse per finanziare la loro concezione e realizzazione tecnica. Ciò li rendeva particolarmente interessanti per le elite politiche, che potevano avvalersene per esibire le abilità tecniche dei propri ingegneri, abilità che poi potevano essere traslate anche in altri ambiti, come quello militare per esempio, e per estensione anche di loro stessi in qualità di loro mecenati. E vi ringrazio per l'attenzione. Sandra Rizzi per un commento e la motivazione come preferite. Allora, buonasera dottoressa Zubani. La, questa premiazione è, rispecchia i tempi, quindi metà siamo, siamo in presenza e lei metà è, a, è da remoto, ma va bene così. Eh, prima di leggere la motivazione, volevo eh, sottolineare due o tre cose di questo suo lavoro che. Ha trovato la commissione assolutamente unanime in questo caso. E lei è riuscita a costruire molto bene questo nesso tra strumento tecnico, gioco e controllo del potere. E devo dire che, in una, um, una rivista che è al 27esimo, 28esimo, 20, in preparazione, insomma, 20, 27esimo numero. Credo che un articolo simile o per un'area diversa o un periodo diverso non mi sembra... Quindi devo dire è proprio una novità, questa storia della tecnica che, si, che lei è riuscita a coniugare con il mondo eh, del gioco, con la ludicità. Le domande che le porrei sono tantissime. A partire dal titolo, se ce lo spiega bene, non ovviamente la seconda parte, ma la prima. E poi come mai questa scelta di concentrarsi sui vasi da bere? Forse un po' l'ha detto perché sono quelli meno studiati. E una terza domanda, ripeto, le domande sarebbero moltissime. Ehm... Lei non ha toccato nella sua presentazione un elemento che secondo me è molto importante della sua, del suo paper, del suo contributo, è l'elemento dell'inganno in questi meccanismi, che poi credo sia quell'elemento illu illusorio su cui poi gioca la sua riflessione. Come questi meccanismi, questi automi, diventano strumenti di controllo del potere, di controllo sulla percezione degli astanti. In sintesi, eh, vediamo eh, meccanismi che funzionavano secondo la volontà del sovrano, erano strumenti per bere, vasi appunto eh, per, per bere, per assumere vino, ma chi poi era l'attore, atto, chi, chi beveva, non beveva, se non ho capito male il suo contributo, poi semmai lei mi dirà, non erano eh, liberi di bere quanto volevano. Cioè la scelta a, a monte era fatta da chi aveva costruito il congegno o chi comunque lo azionava... Quindi l'elemento dell'inganno come diciamo, elemento chiave di controllo poi sul, sugli astanti. Direi che questo è un punto, non mi sembra che nella sua presentazione, peraltro molto chiara, molto bella, che mette anche in rilievo il fatto che lei abbia utilizzato un dossier di fonti anche complicato, non facilmente accessibile. Ehm... Non mi sembra, appunto, ripeto, nonostante sia stata una presentazione molto chiara, molto bella, non mi sembra che sia un elemento che lei ha sottolineato. Prego. Posso rispondere subito o nel momento del. Beh, direi di sì subito, visto Inizio. che. Allora, per quanto riguarda il titolo, in realtà eh, era un titolo evocativo. Giocavo con riferimento a un gioco che mh, tutti noi conosciamo, eh, che abbiamo giocato da adolescenti, il gioco della bottiglia, le, eh, appunto. Era solo, eh, era solo un titolo evocativo, ecco. Per le, Fare questa, creare questa connessione tra uh, un gioco che effettivamente viene fatto uh, in circolo, uh, siete tutti insieme, seduti, seduti in cerchio, con questa macchina che uh, effettivamente stabilisce uh, chi, deve, chi, deve, chi deve bere, come la bottiglia appunto uh, nel gioco. E, perché? I vasi da bere. Allora, appunto, come eh, proprio ho detto all'inizio dell'intervento, dell si tratta di una categoria di dispositivi che ehm, è stata poco studiata. In generale, la storia degli automi nel mondo islamico è un campo estremamente eh, vergine in cui c'è molto, molto, molto da, da fare, da, da esplorare e eh, si, è dedicato, si sono dedicate molte riflessioni su altri tipi di dispositivi, ovvero gli orologi, ovvero anche troni mobili, per esempio, perché effettivamente sono strumenti, sono oggetti che eh, veicolano meglio una certa idea, una certa ideologia regale o, o califale. Ed è per questo motivo che ho deciso di focalizzarmi invece su, uh, sui, vasi, sui, vasi, sui dispositivi ecco, per, uh, per i banchetti, anche perché in realtà questi uh, apparecchi sono uh, i più descritti nei trattati che abbiamo. E il trattato dei Musa, per esempio, dedica, uh, penso, tre quarti uh, del, de dell'opera proprio per, per studiare uh, questo genere di macchinari. E lo stesso è l'opera di Al-Jazari, quattro sezioni, una che raggruppa differenti tipi di macchine, una che studia gli orologi, un'altra che studia i dispositivi per il gioco. Quindi vuol dire che effettivamente erano strumenti ricercati e anche molto utilizzati nella società di corte islamica. Eh, per quanto mi riguarda, invece, ecco, l'ultima eh, domanda sull'elemento dell'inganno, è vero, non ne ho parlato nel, nell'intervento, è però eh, l'inganno effettivamente è un po' il perno di, di tutto questo momento eh, ludico, e, ed effettivamente l'inganno è una forma di controllo. Questo emerge molto bene dall'analisi di altri dispositivi, penso soprattutto ad alcuni modelli eh, che si trovano descritti nel trattato dei fratelli Banumusa, dove eh, chi scrive effettivamente spiega: questo macchinario può essere utilizzato dal Signore per decidere chi far bere, chi far, bere, chi far ubriacare e chi invece eh, no, la, lasciare eh, senza. Insomma, senza senza alcol, quindi anche in un tentativo forse eh, di, eh, di decidere di, di selezionare la persona, eh, l'invitato che poteva servire magari in quel momento ubriaco, perché magari un emissario, un emissario straniero o un personaggio chiave di, eh, di vari momenti insomma eh, della, della vita politica. E' è anche vero che d'altra parte invece una cosa che ho notato e su cui eh, Sto riflettendo il fatto che, per esempio, Gasari, il macchinario che ho presentato, dice chiaramente all'inizio del, della descrizione che eh, il macchinario deve essere costruito davanti agli invitati, quasi a voler, eh, a voler mostrare che non c'è trucco, non c'è inganno. Questo qui è un macchinario che effettivamente, grazie alla mia ingegnosità, può, eh, può svolgere delle, de, de, delle mansioni delle attività in modo autonomo. Quindi questo, ecco, questo insistere di Agiasari eh, sulla necessità ecco, di, di montare lo strumento davanti agli osservatori secondo me è una, un altro aspetto interessante su cui, su cui riflettere. Capisco che è un argomento chiave su cui lei dovrà ancora lavorare e riflettere. <ride> sì. Mi è piaciuto anche, eh, Chioso, la scelta anche delle fonti perché da un lato la trattatistica che consente proprio di seguire lo sviluppo anche tecnologico di questi strumenti, la varietà, lei ne parla, e i primi testi invece poetici che danno invece la percezione di come eh, chi poi eh, utilizzava questi strumenti per bere, questi vasi per bere, si sentiva in questo gioco, che non era un gioco assolutamente ingenuo, lei lo sottolinea, un po' della derisione, quindi una sorta di... Fonti che, anche se ehm, contate, credo che non sia stato nemmeno facile, peraltro, eh, utilizzarle, vederle, eh, ma che danno appunto il senso dei, del doppio piano di lettura. Il trattato, quindi chi li costruisce, magari anche sul suggerimento del sovrano, e dall'altra parte chi poi invece era oggetto, cioè chi doveva utilizzare poi questi strumenti era. Un po' l'oggetto di questo gioco del, del di potere della derisione, e quant'altro. Direi che posso mh, terminare, veramente molto interessante, avrei tantissime altre cose da chiedere, ma oh, Grazie. mi fermerei Grazie qui con la lettura: sì. mi alzo in piedi, <ride> è la prima volta che. Che è, diciamo l'occasione del premio Gaetano Cozzi, metà in presenza e metà a distanza, per cui c'è cioè un cerimoniale così un po' improvvisato. A differenza di, di, di quelli che ha visto lei, non proprio, come dire collaudato, ma ci stiamo attrezzando. È con gli occhiali. Il saggio di Alessia Zubani, Trato There, ludic, ludic automata in the medieval Islamic Courts, getta nuova luce sui dispositivi meccanici attestati presso l'aristocrazia islamica. In particolare, l'attenzione è ai dispositivi per bere, dei fasi, devices scusate, sui table for drinking session. Indagando un dossier circoscritto ma estremamente significativo di fonti poetiche e trattatistiche, l'autrice approfondisce infatti l'uso pratico e la funzione ideologica e politica dei drinking vessel. Il contributo, con un'analisi attenta e serrata, indaga all'interno di alcune corti islamiche medievali fra IX e XIII secolo. Si apprende allora che nei diversi contesti esaminati gli incontri conviviali, molto in voga e apprezzati, potevano trasformarsi in altrettante occasioni ludiche grazie all'introduzione di dispositivi per la distribuzione del vino agli ospiti. Un uso di tali automi, e qui il lavoro assume particolare interesse, autorizzato e talora promosso dagli stessi califfi e governatori esalamici. L'autrice descrive con sapiente cura meccanismi complessi attingendo ai resoconti lasciati dagli ingegneri su commissione dei loro sovrani per i quali li idearono e costruirono. Erano dispositivi raffinati e costosi, dalle fogge nel tempo sempre più varie che riprendevano tecnicamente tra l'altro un analogo filone di meccanismi di tradizione greca. Si trattava essenzialmente di vasi truccati, il cui scopo immediato era divertire e impressionare i cortigiani con artifici e illusioni e ancora suscitare meraviglia per la magnificenza e munificenza delle elite che potevano permetterseli. Ma proprio indagando nei loro funzionamenti complessi e artificiosi, l'autrice ne rileva lo scopo politico-ideologico più profondo, persuadere il pubblico presente del potere sovrano, spingendosi anche a manipolare la percezione dei convenuti. Meccanismi dunque fantastici non privi di valenza estetica, ma funzionali anche all'esibizione e al consolidamento del carisma e del potere del Signore. L'automa ludico diventava allora, in contesto festivo, un estensore della volontà e del potere sovrano, un abile e raffinato gioco di, corto, di corte, per nulla innocente, che aveva lo scopo di esercitare il controllo sui sudditi il più delle volte ignari. Trat Ordea, ludica automata in the medieval Islamic courts, avvalendosi di testimonianze di non facile accesso, affronta con particolare accume interpretativo e chiarezza espositiva la relazione fra strumento ludico, gioco e potere. Avvicinando gli studi di settore a un mondo ancora poco esplorato. Per l'originalità dei risultati ottenuti, la commissione del Premio Cozzi ha deciso all'unanimità di conferire alla dottoressa Alessia Zubani uno dei due riconoscimenti in palio per l'edizione 2021, con molte congratulazioni e così faccio questo gesto di consegna che però è solo virtuale ma simbolico ma reale insomma nelle, nelle intenzioni e poi anche arriverà se non è già. un applauso esatto <ride> grazie mille adesso io penso che con Alessia Zubani, diciamo, abbiamo fatto subito le, le domande perché adesso lei si scollegherà dalla stanza Zoom e continuerà a seguire l'incontro su YouTube, io credo. Per cui non so se prima di salutarla, diciamo, su Zoom, qualcun altro volesse porle delle domande. Ecco, Alessandro Arcangeli. Eh, io avevo una piccola curiosità. Eh, mi occupo di storia di Rinascimento e uno degli sviluppi più significativi del studio rinascimentale dell'ultima generazione, a partire da lavori pioneristici di Lisa Jardin, è stato il rivoluzionare l'immagine del rapporto fra Oriente e Occidente e eh, comprendere quante intersezioni ci fossero e quanti tratti della cultura materiale e visuale del Rinascimento europeo dipendessero o fossero legati da una interazione con, con l'Oriente Mediterraneo. Ehm, lei per caso, mh, siccome insomma, gli, gli scherzi dei drinking vessels nel Rinascimento erano comunissimi, lei non ha qualche idea? Che ci sia stata una qualche trasmissione anche di oggetti, di, di, di pratiche e competenze, che gli europei abbiano imparato qualcosa anche dalla cultura arabo-islamica nel, nel tardo Medioevo? Allora, sì, eh, certamente. Eh, in realtà, mh, sappiamo che eh, molti dei lavori dei Banu Musa, che purtroppo sono andati perduti, la maggior parte, eh, sono stati tradotti eh, in latino. E ehm, lo stesso con eh, molti altri trattati, penso per esempio al trattato sugli orologi ad acqua eh, attribuito ad a, um, Archimede, in realtà uno pseudo Archimede, è arrivato anche questo eh, in Europa proprio grazie a delle traduzioni fatte eh, dai trattati arabi. E, ehm, quindi sì, assolutamente abbiamo tante testimonianze di eh, opere che circolavano eh, tradotte dall'arabo in, in latino. Ma non solo, uh, allora purtroppo per quanto riguarda uh, la, come dire, la material culture, quindi uh, la circolazione dei, uh, dei manufatti, il grande problema è che uh, per quanto riguarda i manufatti islamici abbiamo pochissimi, pochissimi uh, oggetti uh, che, ci sono, che ci sono rimasti, insomma, che sono sopravvissuti ad oggi. Però, uh, Qualcosa è rimasto e si tratta di due eh, statue eh, molto grandi, delle dimensioni eh, veramente importanti. Uno è il eh, Grifone di Pisa, eh, adesso c'è una replica appunto sul, eh, sul Duomo, e l'altro invece è un leone eh, conservato in una collezione privata. Questi erano due automi, dalle dimensioni, eh, come dicevo, eh, importanti, automi acustici quindi che funzionavano grazie al passaggio di d'aria, vento probabilmente, e sappiamo che questi due oggetti, eh, che provenivano da una bottega forse la stessa, prodotti nel mondo islamico nell'undicesimo secolo, sono, hanno viaggiato eh, nell'Europa medievale, appunto eh, arrivando fino alle, alle corti, eh, del, appunto, le corti italiane. E, come... Ho già sottolineato che gli oggetti purtroppo sono pochi, qualcuno non sopravvive, e, ma sicuramente ecco le, la, la circolazione delle traduzioni rivela che c'è una, una connessione ecco, molto stretta. Benissimo, molte grazie. di essere riuscita a collegarsi, insomma, di essere stata con noi e magari continua a seguirci nell'altra modalità e, e la salutiamo tutti. E a presto, speriamo Grazie. che ci sia. Grazie, Congratulazioni Grazie mille, ancora. Grazie. mi sposto allora sul, sull'altra piattaforma. Grazie mille e serata! A presto. Allora, io esco da qui, esatto. esco dalla riunione. E eh, chiederei al dottor Valerio Zanetti e anche al professor Arcangeli di raggiungerci. E quindi passo la parola subito appunto al dottor Zanetti che ci racconta il suo lavoro dedicato all'atletismo femminile nell'opera di Girolamo Mercuriale. Eh, io non, ho non sono sicura della sua collocazione attuale perché mi sembra che abbia partecipato al bando come ricercatore a Cambridge e invece adesso è al Warburg Institute. Ecco. Perfetto. Allora. Innanzitutto per il cordiale invito. E alla commissione giudicante per la menzione speciale. E essendo un ringraziamento speciale a Patrizia Boschiera e Nicoletta Fermi che hanno reso possibile la mia discesa fulminea eh, dalla Gran Bretagna. Possiamo dire che fino al XXI secolo la storia dello sport ha prestato ben poca attenzione alla vita atletica delle donne durante la prima età moderna. Una storiografia concentrata sull'esercizio agonistico, tornei, giochi di forza pubblici e codificati ha relegato la popolazione femminile al ruolo di spettatore. Nuovi approcci storiografici, tuttavia, invitano a riconsiderare lo sport in senso più ampio, ossia come esercizio volto al benessere fisico, ma anche psicologico ed emotivo dell'individuo. In questo modo è stato finalmente possibile apprezzare la dimensione atletica di passatempi femminili come la passeggiata, la danza, ma anche attività più vigorose come il nuoto o l'equitazione. Recenti indagini hanno evidenziato l'importanza di studiare tali attività nel loro specifico contesto storico. Questo al fine di mettere in questione e bilanciare la visione conservatrice dell'esercizio femminile che emerge dallo studio della letteratura medica e pedagogica rinascimentale, rivelando un panorama culturale più complesso, in cui alcuni gruppi della popolazione femminile europea potevano godere di una certa libertà atletica in funzione di fattori contingenti quali l'età, il luogo o la classe sociale. Credo anch'io fermamente che lo studio di pratiche situate sia un indirizzo di ricerca ricco di potenziale. Tuttavia il mio saggio fa un passo indietro, per così dire, e riconsidera la complessità delle opinioni mediche sull'esercizio femminile. Lo studio sistematico della letteratura medica, e in particolare preventiva, infatti, rimane fondamentale per comprendere come specifiche attività sportive fossero interpretate dai contemporanei. È stato già osservato come l'opinione medica sull'esercizio femminile oscillasse fra il desiderio di mantenere il benessere fisico della donna e la necessità di assicurarne la salute riproduttiva. Ed è proprio nell'inerente tensione fra questi due imperativi che si trova la causa della posizione paradossale della donna atletica nella prima età moderna. La prima sezione del saggio esamina come questa tensione fosse articolata in manuali preventivi pubblicati fra il XVI e il XVII secolo. In tal modo ho cercato di mettere in luce le difficoltà incontrate dagli autori nel loro tentativo di adattare le loro prescrizioni a un modello anatomico-morale del corpo femminile. La parte centrale del saggio invece si concentra su quella che fu senza dubbio la più influente pubblicazione rinascimentale dedicata all'esercizio medico, ossia il trattato di arte ginnastica di Girolamo Mercuriale. Nel sistema galenico, l'esercizio occupa un posto centrale come uno dei sei fattori cosiddetti non naturali che insieme contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio morale. Come parte integrante della medicina preventiva era discusso ampiamente nei regimi di sanità, un genere di letteratura medica che diventò particolarmente popolare nell'Italia del XVI secolo, grazie alla circolazione di volumi a stampa sia in latino che in volgare. In queste pubblicazioni l'esercizio viene definito come l'equilibrio fra il moto e la quiete. Il movimento moderato è ritenuto benefico da tutti gli autori per due fondamentali ragioni: in primo luogo, poiché aiuta la digestione e la dispersione del calore vitale attraverso il corpo, e in secondo luogo, poiché favorisce l'espulsione degli escrementi naturalmente prodotti dal corpo. Studi più sofisticati, come quello proposto dal medico bresciano Bartolomeo Boldo, introducono ulteriori considerazioni. Boldo, infatti, raccomanda attività più vigorose come il cavalcare o il tirare di scherma. Per alleggerire il corpo e fortificare le giunture e i membri dall'interno. Affermazioni di questo tipo introducono l'idea di un progressivo miglioramento corporale, ritenuto cruciale per lo sviluppo del fisico maschile e soprattutto nobile. L'esercizio viene considerato come un'attività terapeutica per lo spirito oltre che per il corpo. Si riteneva infatti che il movimento del calore vitale dai recessi più intimi del corpo verso l'esterno fosse accompagnato dall'esperienza manifesta di gioia. Raccomandazioni generiche erano sempre accompagnate dal chiaro avvertimento che l'esercizio andasse regolato a seconda dell'età e soprattutto del temperamento, secondo i parametri dell'umoralismo. È comune che i medici specificassero le due raccomandazioni più importanti, ossia per le persone flemmatiche, di esercitarsi più intensamente, mentre per gli individui collerici di esercitarsi con estrema cautela. Il sesso del paziente, invece, non è mai riconosciuto esplicitamente come una categoria discriminante e sono pochissime le pubblicazioni che menzionano il corpo femminile in relazione all'esercizio fisico. Questo non indica che la donna non fosse considerata come un possibile lettore, specialmente le pubblicazioni in volgare contengono chiari segni del contrario. Per esempio, il manuale di Rodrigo Fonseca, professore alla Facoltà di Medicina a Pisa, afferma chiaramente che Primieramente i vecchi e le donne, che di natura sono più deboli, non osservando le regole ivi contenute, sarebbero più spesso assaliti dalle infermità. A metà 600, Frediano Elici difenderà la sua scelta di scrivere in uno stile più semplice proprio per riuscire a raggiungere il pubblico femminile. La reticenza degli autori, dunque, non è cagionata da una mancanza di interesse nel corpo femminile, bensì dalla loro riluttanza a trattare di un argomento potenzialmente controverso. Prendendo in esame l'esercizio femminile, infatti, i medici si vedevano costretti ad affrontare le complessità inerenti nella concezione medica del corpo e della salute della donna. Essendo freddo e umido, il corpo femminile era ritenuto naturalmente incline all'accumulo di flemma o pituita su un fluido corporeo freddo e pesante. Questa costituzione tendenzialmente flemmatica, dunque, era considerata la causa da un lato, dei tratti ideali della bellezza femminile, capelli biondi, occhi azzurri, una fronte ampia e serena. Al contempo, tuttavia, questa pesantezza portava con sé implicazioni tutt'altro che vantaggiose, come ad esempio una propensione alla sonnolenza perenne, incostanza e stupidità, causate dal fatto che il corpo femminile era considerato letteralmente annegato in una sovrabbondanza di fluidi e la mente onnubilata da esalazioni e vapori. Come se ciò non fosse abbastanza, si riteneva probabile che questa tendenza naturale degenerasse in una malattia vera e propria. La stagnazione di cattivi umori, chiamata cacochimia, poteva alla lunga risultare in una cattiva disposizione del corpo in generale, ossia cachexia, evidente nell'impallidire o addirittura nell'ingrigire dell'incarnato, nonché nel gonfiarsi e afflosciarsi della pelle. La radice del problema, secondo i medici, risiedeva nell'inclinazione femminile all'ozio, e nel fatto che la loro esistenza fosse limitata alla sfera domestica. Queste affermazioni diffuse, tuttavia, rimangono fondamentalmente ambigue, visto che non viene mai reso chiaro se la sedentarietà delle donne rappresenti una conseguenza della loro debolezza naturale, o viceversa. La funzione dell'esercizio appare cruciale, visto che questo avrebbe potuto rappresentare la chiave dell'emancipazione dell delle donne, sia dallo stato di reclusione domestica, sia dalla sonnolenza, pigrizia e stupidità a loro attribuite. Vista la loro complessione flemmatica, le donne dovrebbero essere incoraggiate ad esercitarsi il più possibile. Al contrario, i manuali preventivi si limitano a prescrivere le forme di esercizio più leggere. In questo senso, i consigli offerti da Joseph Duchesne sono tipici. Il medico francese invita gli uomini a praticare una moltitudine di esercizi laboriosi, ponendo invece le donne alla stregua degli anziani e di uomini dotati di un temperamento debole. Secondo l'autore, questi soggetti che lui definisce delicati dovrebbero solo dedicarsi ad attività moderate, come cantare, divertirsi con giochi da tavola e fare passeggiate la mattina e la sera. La situazione paradossale della donna rinascimentale consiste appunto nell'essere relegata ad un regime di salute non adatto al proprio benessere. Alcuni autori si dimostrano più pronti di altri a riconoscere che la condizione fisica della donna nella società contemporanea fosse tutt'altro che ideale. Fonseca dipinge vividamente il corpo femminile come sottoposto alla servitù, non trattandosi di una vuota similitudine, poiché i mali delle donne oziose sono altrove paragonati a quelli sofferti dai carcerati. Tuttavia, conclude Fonseca, non potendosi esercitare come si richiederebbe loro, le donne devono accontentarsi dell'esecuzione di lavori domestici, come arredare la casa, fare il pane, il bucato o camminare su e giù per le scale. Il medico spagnolo Cristobal Mendez presenta la stessa scena in una luce nettamente più positiva. Secondo lui, la donna disposta a compiere i propri doveri domestici fa più che abbastanza per mantenere la propria salute. Sono solo le matrone agiate che corrono il rischio di cadere nell'ozio visto che non devono occuparsi di simili lavori manuali. Lo stesso Mendez riporta che in alcune regioni della Spagna le contadine lavorano nei campi insieme ai propri mariti. Nonostante il medico non esprima alcun giudizio esplicito in proposito, il suo tono sembra suggerire approvazione verso questo stile di vita più attivo ed egalitario. Nonostante la natura fondamentalmente conservatrice del discorso medico sull'esercizio femminile, è possibile notare alcuni segni di tensione. Alcuni attori, abbiamo visto, denunciano apertamente la condizione di servitù domestica sopportata da gran parte della popolazione femminile. Altri? portano all'attenzione del lettore la forza fisica delle donne del popolo. Girolamo Mercuriale si muove in un'altra direzione, presentando un modello del corpo atletico femminile ispirato alle, fondi, alle fonti classiche. Il suo Trattato di arte ginnastica, originariamente pubblicato nel 1569, rappresenta il più ambizioso studio della ginnastica medica nell'età classica e moderna. L'autore prima descrive le attività atletiche praticate nell'antichità greco-romana per poi considerarne gli effetti sulla salute da un punto di vista medico. Seguendo il modello dei manuali preventivi coevi, Mercuriale non esamina l'esercizio femminile separatamente, disperdendo invece le sue osservazioni in materia nei sei libri che compongono il trattato. Nei primi tre libri, Mercuriale fa riferimento più volte all'educazione fisica delle fanciulle spartane, descritte da Platone esercitandosi nude nella palestra. Allenandosi nella lotta insieme ai loro compatrioti. L'autore considera inoltre una vasta gamma di esercizi che comprende vari tipi di danze e salti marziali, nonché attività più moderate come l'essere portati in lettiga o spinti su quella che noi chiameremmo un'altalena. Nel quinto libro, Mercuriale interrompe le sue riflessioni antiquarie per dispensare consigli medici veri e propri, divisi secondo il temperamento, parlando di corpi umidi. L'autore ribadisce la tradizionale prescrizione di esercizi vigorosi per espellere la materia superflua e disperdere eventuali eccessi di umidità. Mercuriale tuttavia inserisce una nota inusuale, affermando brevemente ma chiaramente che tra le donne dotate generalmente di un temperamento umido, quelle che si esercitano più a lungo e intensamente vivono una vita più salutare. Rivolgendosi poi ad Aristotele in cerca di supporto, Mercuriale cita un passaggio in cui il filosofo afferma che le donne partoriscono con più facilità in paesi e regioni dove costoro sono avvezze al duro lavoro e hanno meno problemi all'utero rispetto alle donne oziose e sedentarie. Dopo questo preambolo, tuttavia, la discussione di specifiche attività femminili nel Deate ginnastica si rivela piuttosto deludente. Il quinto libro contiene una lista di, di attività violente da evitare durante la gravidanza, uno specchio più o meno esatto delle precauzioni presenti in ogni trattato ginecologico del periodo, incluso il De Morbis Muliebribus pubblicato dallo stesso Mercuriale nel 1591. Solo il camminare è presentato come un esercizio utile alla salute e rimedio sicuro per mantenere la regolarità del flusso menstruale. Il passeggiare nella boscaglia coperta di rugiada. È presentato come una cura dimagrante per le donne in sovrappeso, poiché il liquido, permeando le vesti, provvederà a consumare la carne dall'esterno. È difficile immaginare una forma di esercizio più passiva. Tutto sommato, le prescrizioni mediche offerte da Mercuriale paiono in contraddizione con i suoi stessi ammonimenti riguardo il temperamento femminile. L'esortazione iniziale ad esercitarsi vigorosamente non trova seguito in alcuna proposta per un regime atletico appropriato sia originale, sia ispirato al passato. L'imperativo dell'esercizio necessario al corpo flemmatico è dunque sacrificato sull'altare della salute riproduttiva. L'ambivalenza di Mercuriale riguardo all'esercizio femminile potrebbe essere interpretata come una prova del suo desiderio di non divergere dalle opinioni dei suoi contemporanei. Questa prospettiva, tuttavia, non rende giustizia né al significato dell'arte de ginnastica né al suo impatto effettivo sulle generazioni successive. Nella prima parte del trattato, infatti, Mercuriale mostra una serie di esempi classici in cui le donne si rivelano capaci di esercitarsi con altrettanta libertà e vigore degli uomini loro contemporanei. Bisogna ammettere che i documenti a cui l'autore fa riferimento erano di gran lunga, um, erano in larga parte ben noti, utilizzati da letterati artisti contemporanei a fini illustrativi. Tuttavia, la loro inserzione, all'interno di una pubblicazione medica composta da uno stimato professionista di fama internazionale pone questi materiali in nuova luce. Mercuriale non intendeva certo incoraggiare un revival della lotta femminile o delle danze armate fra le donne di fine Cinquecento. La sua analisi intendeva stabilire, oltre ogni dubbio, che tali attività erano state praticate nel passato. E visto che il corpo femminile. Era rimasto lo stesso nella sua costituzione umorale, non c'era ragione per cui tali esercizi non potessero essere praticati ancora, nel caso avvenisse un radicale cambiamento dell'educazione fisica femminile. Naturalmente è possibile solo avanzare delle congetture sull'intento reale di Mercuriale e la sua consapevolezza del potenziale insito nella sua discussione dell'esercizio femminile. Alcuni medici successivi hanno preferito imitare la sua attitudine cauta. Limitandosi ad includere esempi classici di donne sportive all'interno delle loro discussioni, che rimangono tutto sommato tradizionali. Le implicazioni più audaci del Deatte Ginnastica, tuttavia, furono colte e sviluppate da certi seguaci. Prendiamo ad esempio Frediano Elici, la cui pubblicazione in volgare, come abbiamo visto, si rivolge direttamente a un pubblico femminile. Elici riconosce un profondo debito nei confronti di Mercuriale e segue le sue orme nel considerare il regime atletico delle donne spartane. Tuttavia, egli esprime un chiaro desiderio di migliorare i costumi presenti guardando al passato. Egli ci conclude affermando che il duro allenamento fisico femminile faceva parte di quella che lui chiama la, la moda, la moda di quei secoli, capace di cambiare animi effeminati in petti coraggiosi e virili, con l'incanto lodevolissimo dell'esercizio. In questa frase, a cui concludo, si manifesta la novità centrale del De Arte Ginnastica, ossia la rivelazione che le limitazioni imposte al corpo femminile non sono altro che una moda piuttosto che una necessità medica. Su questa enunciazione, in apparenza banale, si fonderanno le critiche di altri autori che, nel corso del XVII e XVIII secolo, denunceranno la debolezza femminile come un puro costrutto sociale, presentando l'esercizio come la chiave verso la realizzazione del potenziale fisico a lungo negato alla popolazione femminile. Grazie. Bene, qualche parola di commento e poi la motivazione della menzione. Eh, posso sciogliere anche il, il dubbio che aveva espresso prima Patrizia a proposito della eh, collocazione eh, accademica di Valerio Zanetti. Quando aveva fatto domanda aveva eh, da poco conseguito eh, un dottorato all'Università di Cambridge, ma nel frattempo eh, Valerio eh, è risultato vincitore di una eh, fellowship di, estremamente prestigiosa come quella che due anni fa hanno eh, uh, allestito congiuntamente l'Istituto Warburg dell'Università di Londra e l'Harvard University Center uh, for Italian and Studies di Villa Etatti a, a Firenze. Per cui ehm, eh, Valerio ha da passare un semestre a Londra e uno a Firenze e, e quindi eh, l'abbiamo dovuto far venire da, da oltre Manica perché questo era il semestre eh, londinese. Ehm, il, eh, la ricerca che eh, Valerio aveva condotto nell'ambito del, del dottorato eh, aveva per eh, tema le eh, aristocratiche francesi cavallerizze del secondo seicento e ne abbiamo avuto una uno squarcio, un'occasione di fare la conoscenza quando, a seguito di un convegno internazionale di New York eh, a cui aveva partecipato l'anno precedente, lui ha presentato un, un estratto come articolo sull'Udica 25 del eh, 2019. E, a, a Cambridge, eh, Valeria aveva come eh, direttrice di ricerca eh, Ulinka Rublach che è una delle massime studiose eh, di storia culturale, in particolare storia culturale del corpo, eh, fra l'altro eh, in materia di eh, significato simbolico del vestiario, eh, ma di molto altro. E quindi non è una sorpresa eh, sentire che in questa nuova proposta che Valerio eh, ci ha presentato qui, eh, il, il tema della storia culturale del corpo è, è presente con questa analisi con delle... Eh, appunto del ruolo di esercizio fisico e come eh, diceva prima eh, Patrizia eh, in particolare declinata qui con attenzione a, al genere e con una conferma di quanto eh, fare eh, storie del genere nel passato vuol dire anche proprio fare storie di come le, eh, 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 i connotati delle appartenenze sono in larga parte delle costruzioni sociali e culturali piuttosto che un dato puramente biologico. Eh, il, eh, per chi non avesse eh, particolare familiarità con il, il trattato di Mercuriale, eh, una storia un po' curiosa anche come storia di ricezione, in particolare è, è un po' bizzarro il rapporto che la, la riscoperta di Mercuriale ha avuto negli ultimi 50 anni in, in rapporto con eh, il movimento neolimpico perché eh, dopo non essere stato forse così conosciuto nel corso dei secoli eh, il trattato mercolare ha avuto una prima traduzione italiana eh, che lascia un po' a desiderare e, e una pubblicazione in, in un eh, cofanetto eh, con i due volumi dell'originale eh, latino e della traduzione italiana in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, tant'è che la, la pubblicazione porta come prima pagina di saluti di autorità una paginetta firma di Giulio Andreotti e, e poi però visto che mancavano un'edizione critica e, e delle, una traduzione inglese, questa venne, venne predisposta. E con un po' un ricorso dei tempi fu eh, presentata anche a, a Casa Italia alle Olimpiadi di Pechino. Quindi abbiamo un recente lavoro eh, erudito che è stato fatto e con la, una traduzione eh, inglese che porta la firma di, di, una, di un maestro di storia della medicina come Vivian Natton, specialista di Galeno ma anche del Rinascimento, eh, che ha messo a disposizione del mondo degli studi eh, il. Uh, il testo eh, oltre che un ricco apparato critico. Eh, il paradosso, però, oltre al paradosso eh, di genere di cui parla um, Valeria nel suo titolo, il paradosso del uh, uh, pseudo-olimpismo di, di Mercuriale è che eh, è un po' strano che si celebri in contesti sportivi eh, un, uh, un medico che riteneva. Eh, che la medicina atletica fosse dannosa per il corpo umano e che l'unica medicina, l'unica ginnastica che serviva fosse la ginnastica medica che distingueva da quella militare e da quella atletica. Secondo la tradizione medica eh, dall'antichità in avanti, eh, l'atletismo... Il bodybuilding è, è pericoloso per la salute, brucia le energie in troppo poco tempo piuttosto che mantenere il corpo sano a lungo. E anche nel Rinascimento l'ideale della vita lunga era, era molto forte. Quindi c'è appunto qui un po' una contraddizione fra eh, obiettivi. Insomma, certe, eh, eh, mercuriale è poco adatto a, ad essere eh, eh, non so, una un portabandiera dei cento metri piani o, da, o, o, o altro di simile. Eh, ma passo, alla, dopo gli aneddoti, alla lettura eh, della motivazione. E il saggio inedito affronta, fin dalla sua formulazione nel titolo, il paradosso rappresentato nella cultura occidentale dall'atletismo femminile, tanto nella autorappresentazione che ci offrono le fonti storiche, quanto nella più consueta rivisitazione storiografica del passato, la partecipazione delle donne allo sport appare relegata ai margini e a uno statuto di eccezionalità. Maggiormente documentata risulta una più ampia considerazione dell'esercizio fisico. Anche qui, peraltro, dottrine e pratiche mediche potevano affrontare la specificità del corpo femminile in modo problematico il campo d'osservazione è rappresentato dai regimi di sanità della prima età moderna e dal celebre Cinquecentesco Trattato di Arte Ginnastiche di Girolamo Mercuriale. Seppure non priva al suo interno di pluralità di opinioni e contraddizioni, la letteratura medica di tradizione ipocratico-galenica tendeva a presentare il corpo femminile come asservito a un'abbondanza di fluidi che tendevano a intorpidirlo, a renderlo naturalmente passivo in evidente sintonia con la gerarchia di potere fra i sessi. Anche per non turbare l'essenziale funzione riproduttiva della donna, le si raccomandavano forme leggere d'esercizio, come la gestazio, l'essere oscillate e trasportate, anziché muoversi servendosi delle proprie forze ed energie. In questa cornice, si inserisce anche l'opera di Mercuriale, che è imperniata sul recupero delle testimonianze antiche e gioca regolarmente al rinvio fra il passato e il presente. Non vi assente però la considerazione, del tutto coerente con la dottrina umorale, che proprio per contrastare un eccesso di fluidi, alla salute delle donne potrebbe essere particolarmente congeniale esercitarsi a lungo e intensamente. Nelle sue conclusioni, lo studio, pur ribadendo la centralità che la salute riproduttiva presenta nella considerazione dell'esercizio femminile anche da parte del medico forlivese, e segnala come i riferimenti all'atletismo femminile antico, già presenti nell'antiquaria rinascimentale, possono aver guadagnato un rilievo nuovo dal loro inserimento all'interno del trattato di un medico affermato e trova nella trattatistica del secolo seguente positivo riscontro di questo cresciuto impulso alla circolazione del tema. Il lavoro viene anche condotto con sapiente richiamo alle fonti e alla letteratura secondaria per mezzo di una argomentazione e di uno stile di scrittura efficaci. In considerazione della sua originalità e delle qualità submenzionate, la Commissione del Premio Gaetano Cozzi edizione 2021 ha deliberato all'unanimità di segnalare il saggio di Valerio Zanetti con menzione onorevole. Se viene Tanto la carichiamo di questi due pesi. Siamo alla conclusione. Vorrei chiedere a Manfred Zollinger se ha voglia anche lui di dire qualcosa o. Forse è eh, inevitabile. O, no, se, se hai voglia di dire qualcosa o di interagire con Valerio Zanetti e Antonia Schorer, come preferisci tu. E abbiamo ancora, io penso che. Dunque, altri 5-10 minuti e poi ci salutiamo. Insomma. Davvero si è detto molto, non so raggiungere tanto, sono specialisti, sono tutti specialisti e di più. La lingua che parlo io è veramente forse una un mission impossible per l'interpreta, <ride> senza parlare degli altri partecipanti, ma insomma io di modo generale eh, trovo, si è visto come è importante di, di, eh, di, di mantenere l'interesse nella ludicità e si è visto che e mi piace personalmente anche che si è visto che questo interesse eh, resta vivo si mantiene eh, con questi eh, lavori contributi mh, e si è visto come è importante di come ho come l'ho letto io, uh, di, 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 di... Mm. interpretare il mondo, l'essere umano, la società, la cultura, insomma, attraverso questa ludicità, attraverso i giochi, anche se uh, non si tratta sempre... Dei giochi propriamente detti, come per lo sport, così o l'atleticismo, eh, dove ho trovato che l'aspetto molto interessante sul, sul genere, sulla partecipazione o non partecipazione eh, delle donne, mm. mi sono chiesto che forse che la nozione stesso dello sport contiene quello dell'agon, della competizione, forse l'esclusione eh, delle donne eh, tiene a che a, a questa nozione competizione che, che forse eh, veniva interpretata come mascolino, non so, ma è una, una cosa che... Eh, che si potrebbe eh, investigare. Si è visto anche come è sempre inevitabile di, di, prendere, in, in, eh, di prendere in considerazione la dimensione storica, eh, sia a lungo termine sia a meno lungo termine. Eh, per esempio, eh, nel contributo sul, su, sulla relazione fra gioco e educazione, formazione e apprendimento... Apprendimento, grazie, scusate. scusate. Una relazione che, che esiste da molto tempo, da molto tempo. Già diciamo come, come lo... Lo conosciamo come sappiamo, già nel Cinquecento si, si erano inventati giochi con eh, fine di, di educazione, quasi, quasi. E, eh, e l'aspetto teorico, eh, anche come educazione per, per uh, fanciulli, per, per giovani, Uh, cresce secondo la mia conoscenza nel, uh, nel 700 uh, più tardi, so, come si diceva uh, teori teoricamente, um, il fanciullo deve apprendere senza sentirlo e ciò passa uh, per il gioco quasi. La contribuzione del, del signor uh, Zubani uh, mi ha aperto un mondo sconosciuto, totalmente sconosciuto. L'unica cosa che voi abbiate parlato sì, e poi nella risposta ha spiegato anche uh, queste automato... Auto, hanno una relazione, una stretta relazione con, con la cultura dell'orologio, eh, di acqua, eh, di cui un esemplare, secondo la leggenda, era stato eh, presentato al, al re di Francia, mi pare, anche se, okay, ma è un, un aspetto molto molto interessante. Per eh, finire, per terminare, tutti i tre i contributi mi hanno mi hanno fatto vedere, o oh, piuttosto vedere, come il, questo circolo magico di cui parla Jan Heusicher esiste di una parte, ma di un'altra parte è quasi minac sempre minacciata. Si è aperta questo circolo sulla società, uh, sulle intenzioni pedagogici, così uh, per uh, fare del gioco uno strumento per meglio dirigere, meglio vivere la società quasi. Grazie. Tutto e complimenti ancora. Grazie Manfred per queste parole conclusive. Io credo che possiamo chiudere questa eh, riunione così strana di questo anno di assegnazione dei premi Cozzi. Eh, è andata così, le condizioni generali ci hanno obbligato a situazioni assolutamente impreviste. Eh, posso dire ai premiati di quest'anno che se verranno l'anno prossimo ci troveranno in condizioni molto più agevoli, molto più festose, eh, meno oppresse dall'esterno, ma comunque interessanti allo stesso modo, cioè dello stesso livello al quale ci siamo mossi. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Buonasera e grazie.